in vantaggio 1-0, diverse occasioni per fare il raddoppio, Campobasso che è stato costretto a sbilanciarsi, eravate proprio nelle condizioni ideali per portare questa gara a compimento. Fino al 25esimo del secondo tempo penso che siamo stati padroni del campo, abbiamo avuto due occasioni per chiudere la partita, non siamo stati bravi, non siamo stati determinati, è normale che poi dopo l'occasione è capitata, sono contento della prestazione. Sono fatta dei ragazzi, hanno dato il massimo, penso che chi meritava la vittoria oggi è il Termoli, non il Campobasso, però sono loro a giurire. Ragazzi, vi siete presentati a Campobasso dopo due vittorie di fila, comunque anche questa prestazione al di là dell'amarezza finale, dell'aver visto sfuggire tutto in pochi minuti, vi dà consapevolezze per raggiungere la salvezza. Noi siamo consapevoli che ora il Campobasso è una squadra, sicuramente ci tireremo fuori da queste acque. Speravamo di fare risultato, ci credevo, visto come è andato il primo tempo e fino al 30esimo del secondo tempo ci speravo. Però purtroppo siamo ancora in una condizione non ottimale e l'ultimo quarto d'ora l'abbiamo pagato. Abbiamo pagato degli errori molto molto cari. Mister, la squadra era calata praticamente nel secondo tempo, giusto? E ti sei ricompattato con 4-4-2, non hai chiuso la partita, però quell'errore di perdere la palla a centrocampo sull'1-1 penso che si poteva evitare. Purtroppo magari siamo stati annebbiati l'ultimo quarto d'ora, si è visto che siamo calati fisicamente, però devo dire che hanno dato il 110%. Non dimentichiamoci che abbiamo giocato domenica a Chieti in campo ostico, quindi magari come Campobasso d'altronde, però non ho da riproverare niente dei giocatori. Se continuiamo a giocare in questo modo sicuramente il Termoli si salverà sicuramente. Mister, a proposito di Chieti, il suo collega Luiso del Celano ha fatto qualche dichiarazione un po' pepata, vediamo la possibilità se vuole di replicare. Sì, forse è abituato lui, quando giocava magari in Serie A magari facevano queste cose, magari ha fatto anche lui, quindi pensa che anche gli altri fanno queste cose. Penso che chi ha visto la partita domenica, c'è stato un espulso, siamo finiti quasi alle mani a fine partita, quindi Luiso può dire quello che vuole, pensasse al Celano e guardasse la sua classifica anziché guardare in casa degli altri. Guardando invece in casa vostra avete ricevuto comunque gli applausi del pubblico, quantomeno avete ricompattato la piazza dopo mesi difficili per Termoli, ci sono stati giorni insomma, di tensione, lei è anche stato testimone di questo. Sì. Diciamo che adesso c'è un clima di serenità, vedevamo anche da due risultati importanti dopo le vittorie della Spesa e Chieti, quindi anche oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra, anzi abbiamo dimostrato di essere una grossa squadra, se il Campobasso sta là ci può stare benissimo il Termoli in questo momento. Penso che magari il Campobasso non ci ha messo in difficoltà per niente, per l'ultimo quarto d'ora siamo calati sul campo ed è normale che una squadra come il Campobasso magari ha dei giocatori importanti là davanti, ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Forse l'ha fatto anche di aver accorciato la squadra, il cambio Santoro Gagliano magari ha lasciato più campo al Campobasso. Ma no, visto che Santoro stava in difficoltà, quindi magari non aveva più la corsa del primo tempo, ho cercato magari di mettermi con 4-4-1-1, però ripeto, non penso che sia dovuto a quello. Abbiamo avuto, nonostante questo, due occasioni per chiudere la partita, non siamo stati bravi per chiudere, dobbiamo essere più cinici da davanti. Mister, col senno di voi farebbe qualche, insomma, schiererebbe una formazione diversa o era convinto un po' più, anche in virtù del calo che diceva nel finale? Purtroppo sono dovuto giocare anche a sostituzione che si è fatto male su di Agnello, quindi ho visto che siamo calati in mezzo al campo, felici magari dopo il gol a livello psicologico calato, quindi ho cercato di inserire anche Vitale, essendo anche distante fisicamente, perché aveva qualche problema su calci piazzati. Teme qualche contraccolpo dopo una sconfitta del genere, nel senso si gioca subito perché si gioca già domenica abbiamo un'altra partita importante col Matera, quindi certo vincere qua sarebbe stato una mala cena, una 17 normale, però ci rimbocchiamo le maniche, pensiamo al Matera, pensiamo partito dopo partita, da domani pensiamo al Matera, non ci sarà nessun contraccolpo, anche perché devo dire probabilmente i ragazzi che ringrazio pubblicamente per la prestazione fatta.